Eccoci qui, buonasera a tutti, sono le 21, siamo in diretta, benvenuti a Linea d'Ombra per te, benvenuti ai nostri ospiti che sono Fabio Pizzo, il capogruppo del Partito Democratico della Regione Lombardia, che è in studio qui con me. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. E in collegamento Skype Andrea Mascaretti, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano ed esponente di Fratelli d'Italia. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, partiamo con la questione della, relativa alla sicurezza, perché negli ultimi giorni, insomma, da più parti ci sono state proteste per questo annuncio del ministro della difesa Guerini. Sostanzialmente ha detto sulle strade, ha preannunciato che sulle strade italiane ci saranno meno militari. Una decisione che ha suscitato polemiche a destra, ma Pizzula ha suscitato polemiche anche a sinistra, nel senso che il sindaco di Milano, ad esempio, si è detto sorpreso della decisione, ha detto non me l'avevano detto, e si è detto anche, oltre che diciamo dispiaciuto da questo provvedimento, fa fatica, dice Sala, a capire il motivo per cui si arriva a questa decisione di ridurre l'organico. Lo stesso assessore alla sicurezza del comune di Milano, Granelli, dice: ma noi avevamo incontrato anche il ministro Lamorgese, a cui avevamo chiesto un invio di maggiori forze, la possibilità di avere, insomma, un incremento complessivo della dotazione, e ci aspettiamo che vengano mantenuti gli impegni presi. Quindi è corretto quello che dice Granelli. L'interlocutore è il ministro degli interni, che non c'entra nulla con l'esercito, perché per la sicurezza nelle strade cittadine le forze dell'ordine deputate sono polizia, carabinieri e vigili urbani, per quanto a loro compete. Ci sono 500 nuovi vigili urbani, nuove assunzioni in arrivo entro fine anno, e quella dell'utilizzo dell'esercito è stata una decisione e una scelta di emergenza fatta negli anni scorsi, perché l'esercito non ha funzioni di ordine pubblico per le città, se non di presidio degli obiettivi eventualmente sensibili, cosa che comunque continuerà a fare, perché i militari che non verranno più assegnati, a quanto si è capito, sono quelli di strade sicure, sì, esatto. I quali pattugliavano e facevano un mestiere che non era loro, tra l'altro in condizioni anche che dal punto di vista pratico e concreto non consentiva all'esercito e ai militari di svolgere a pieno quella che è la loro funzione, che ahimè è di difesa nazionale, non tanto di sicurezza sulle strade. Ecco, Mascaretti, il centrodestra è sempre stato piuttosto scatenato su questo fronte, ha sempre difeso a spada tratta l'arrivo dei militari e a maggior ragione si arrabbia per il taglio che è stato preannunciato. Si dovrebbe passare da 7.500 a 5.000, qualcosa del genere. Poi entriamo nel merito della questione relativa ai vigili, con i numeri in particolare. Certo. Però su questa questione relativa, peraltro Fratelli d'Italia è in opposizione al governo e diciamo non ha in particolare simpatia al ministro dell'interno da un punto di vista politico. Quindi diciamo questa decisione vi trova non concordi. No, ci trova arrabbiati. Allora, intanto devo fare una premessa. Strade Sicure nasce nel 2008, quando io sono assessore del Comune di Milano nella giunta Moratti, e quando chiediamo al governo, allora governo Berlusconi, e al ministro Ignazio La Russa di mandare l'esercito a Milano per aumentare la sicurezza presidiando di più la città. Che, attenzione, non vuol dire militare ovunque, vuol dire, come diceva prima il consigliere Pizzul, togliere carabinieri e agenti della polizia da presidi. Banalmente immaginate, ci sono tanti, tanti luoghi da presidiare con una pattuglia H24, quindi immaginatevi tra turni, ferie, così, quanti uomini ci vogliono per ogni presidio. Mettere i militari in quei presidi vuol dire liberare le forze dell'ordine, che possono invece muoversi sul territorio e intervenire a difesa dei cittadini, ma anche per fare molta prevenzione. Analogamente, i due militari in pattuglia con un poliziotto o con un carabiniere hanno liberato, anche qui hanno moltiplicato le pattuglie, quindi la presenza dei militari sul territorio di Milano, nato nel 2008, voglio ricordarlo, giunta Moratti su nostra richiesta per garantire maggiore sicurezza, per portare maggiore sicurezza in città, e con l'invio dei militari da parte del ministro La Russa, ha dato e ha garantito in
tutti questi anni la maggiore disponibilità di agenti per le forze dell'ordine liberi di non dover presidiare diciamo, posti fissi, ma di poter fare attività sul territorio. Adesso noi abbiamo fatto l'incontro col ministro Lamorgese poco tempo fa come opposizione a Palazzo Marino, abbiamo chiesto di incontrare il ministro Lamorgese quando è venuto a Milano per chiedere maggiori forze dell'ordine, visto che poi ne parleremo dopo, ci sono pochi vigili, ne mancano tantissimi, ci sono pochi agenti delle forze dell'ordine, e lì c'era stato garantito che non solo sarebbero rimasti militari, ma sarebbero aumentate anche le forze dell'ordine. Ad oggi i vigili che devono arrivare ai 500 non li abbiamo visti, le forze dell'ordine arrivano col contagocce, i militari li tolgono. Il risultato, quando la sinistra governa sia la città che il paese, è sempre il solito, cioè la sicurezza sta all'ultimo posto e quindi a farne le spese sono i cittadini. E chiudo l'intervento, sì, dicendo, però andate in giro per i quartieri di Milano, ci sono, non so, andate in via Ricciarelli, io ho i messaggi vocali di signore che hanno 75 anni, 80 anni, donne, che mi dicono: Mascheretti, noi non possiamo neanche scendere, uscire di casa perché siamo minacciate, veniamo aggredite, viviamo nel terrore. Quando è che mandano qui un presidio? Sì. Cito via Ricciarelli, ma che è zona San Siro, ma potrei citarne mille altre. Quindi bisognerebbe aumentare, la sinistra che fa diminuisce sia a livello nazionale, okay, che a livello locale la sicurezza. Ok, Pizzu, la replica? Ma la replica è esattamente, no, Mascheretti ha ragione, ma per garantire la sicurezza in città i militari non servono, non è il loro mestiere, anzi dequalifichiamo i già pochi. Però l'ho spiegato, militari. No, ma Mascheretti, però io ho ascoltato, se no mi metto a guardare la semifinale di Champions, che è più interessante. Pizzu, no. No, dopodiché, no, stavo dicendo chi vince, ma no. Lo dico. Allora, no, stavo dicendo che il tema è incrementare delle politiche di sicurezza in città con coloro che sono capaci di creare sicurezza, perché quelle signore in via Ricciarelli non se ne fanno nulla di un'eventuale pattuglia che non può intervenire di militari, perché state sicure, tra l'altro all'inizio andavano in giro anche, proprio quando l'avete cominciata voi, con delle camionette che giravano per le strade, non riuscivano a fare assolutamente nulla. Poi è stata ritarata la modalità di intervento, come diceva correttamente Mascheretti, con la coabitazione tra militari e forze dell'ordine. Però guardate, i militari davvero non è il loro mestiere fare quella roba lì. Investiamo piuttosto che sui militari, perché costano anche i militari che presidiano i vari punti della città, investiamo sulle forze dell'ordine autentiche per quanto riguarda il presidio della città. Tra l'altro adesso ci sono risorse, sono state sbloccate le assunzioni sia tra i vigili di polizia locale sia anche tra le forze dell'ordine, perché per anni sono state bloccate le assunzioni. E allora ragioniamo per quello che si deve fare, non continuando a cercare soluzioni di emergenza che, come immagine, magari dicono: oh caspita, abbiamo lì in corso Vittorio Emanuele il militare col fucile. Quelli però non ti garantiscono la sicurezza, ma ti garantiscono un'immagine che però non è sicurezza vera in città. Facciamo le cose come devono essere fatte. Mascheretti, quello che posso ricordare, però sì, sì, solo un attimo, solo una cosa però, un attimo Mascheretti, no? Un attimo però, perché quello che dice Pizzula è anche la motivazione che sostanzialmente dà il Ministero dell'Interno, comunque il governo in generale, per il ritiro. Cioè non è che vengono ritirati dalle strade perché ne so per risparmiare, per questioni di bilancio, per quant'altro, perché sostengono dal governo era una misura emergenziale, chiamiamola così, e adesso bisogna tornare un po' nell'alveo della normalità, ecco, la definirei così. Ma si devono chiarire fra di loro però questi signori del PD che stanno al governo, perché è una questione tra ministri, cioè la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, ma come? Lo sa benissimo, ma non interrompo. Le forze, c'è anche l'esercito, li mette nel conto del presidio che è giusto della città, e la mano sinistra, in questo caso il ministro Guerini, dice: li togliamo e sarà un problema della Morgese. Ma non è un problema della Morgese o di Guerini, è un problema dei milanesi in questo caso. Cioè non ci sono le forze dell'ordine, c'è una situazione, come dire, di avete visto cosa è successo, no? Forse è più facile parlare di quello che è successo a Capodanno, perché ce lo ricordiamo tutti, ma in realtà voglio dire di situazioni gravissime. Ce ne sono tante, gente che si è sparata alle colonne di San Lorenzo, i carabinieri aggrediti dai pitbull, di tutto. Non so se vi ricordate cosa è successo in questi ultimi anni.
che è una degenerazione. In più noi ogni tanto ce ne dimentichiamo, se non ce lo ricorda tutti i giorni la televisione, ma c'è anche un elemento che si chiama terrorismo. Allora, presidiare le strade anche con dei militari credo che sia fondamentale laddove si parla di terrorismo, perché anche di quello dobbiamo tener conto. Non è che è finito, l'abbiamo chiuso in un cassetto e non ne parliamo più, perché c'è anche quello. Sì. Allora, appunto, i militari che facciano il presidio antiterrorismo, Mascaretti, hai ragione. Unico, toglie i militari e prima di toglierli ci comunica che aumenta il numero di agenti, di carabinieri e polizia presenti sul territorio, siamo tutti felici. Ma siccome non è così, il risultato, così, se no fanno il gioco alle tre carte, il risultato è solo uno, che ridurranno ulteriormente la sicurezza nella città di Milano. Questo sì. Il governo di sinistra. Ecco, Pizzul, poi c'è un altro aspetto. Poi governo sì. che il governo Draghi sia un governo di sinistra, lo dice Mascaretti. È un governo di tutti, tranne che di anche appunto, gli unici che non sono dentro sono voi, perché ci sono anche dei partiti di destra, mi pare, che sostengono questo governo, o sbaglio? Però facciamo un governo di destra e gli dimostriamo come si fa sicurezza in città. Speriamo di no, perché, speriamo di no, dico no, io. Però di sì, perché i cittadini... No, dal punto di vista di Mascaretti, ci mancherebbe. Esatto. Però abbiamo visto cosa ha significato sicurezza in città negli anni in cui era vice sindaco decorato o c'erano altri. Cioè, vice sindaco decorato abbiamo avuto 8 morti in 8 giorni a Milano, non dimentichiamocelo. C'è un altro aspetto che ha sottolineato, per esempio, il governatore Fontana, il presidente della regione Lombardia, e cioè la percezione, al di là dei numeri e quant'altro. Dice Fontana, avere i militari in giro aumenta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, e la percezione va aumentata, non diminuita. Pizzul. Sì, ma parlare di percezione significa parlare di presidio reale della città. Se io vedo una città vuota, ad esempio, facciamo l'esempio concreto della piazza magari davanti alla stazione centrale. Vedo questa piazza vuota con lì i militari, mi dà più sicurezza. Io se vedo un militare, francamente, mi chiedo, oddio, qual è l'emergenza che dobbiamo fronteggiare? Una città militarizzata non dà una percezione di città più sicura. Una città più sicura è quella in cui ci sono delle forze dell'ordine che fanno il loro mestiere, che pattugliano, e soprattutto una città più viva, una città non vuota, non abbandonata. È il vuoto che crea insicurezza. E il tema allora, e su questo bisogna ragionare, bisogna fare molto di più, è far sì che le periferie non siano quei luoghi di nessuno presidiati solo dai militari di pattuglia, perché lì non c'è più sicurezza, ma c'è un vuoto all'interno del quale poi si scatenano tutta una serie di dinamiche di insicurezza e di criminalità diffusa. Per cui riempire i vuoti della città, e non li riempi mettendo i militari a far bella mostra di sé e tra l'altro a non fare il loro mestiere, e sono anche a disagio tra l'altro i militari che si devono riciclare come presidi di sicurezza non facendo ma il loro mestiere in città. Nei confronti dei nostri militari ma parla con i militari, sono stati messi in caserme non adeguate, dai. Non è giusto Mascaretti? Trattare in questo modo. Non è giusto trattare i militari e definirli in questo modo. Sono fare militari, professionisti, infatti. Preparati, qualificati, addestrati, che fanno bene il loro mestiere e sanno fare bene il loro mestiere. Quindi Pizzul è rimasto indietro forse di... No, questione... allora io dico, quando allora Mascaretti, tutte le volte che io passo in Corso Vittorio Emanuele, io parcheggio la moto in Via Agnello, passo attraverso Corso Vittorio Emanuele per andare verso Piazza Fontana, ci sono lì almeno 3 militari, stanno facendo il loro mestiere, sono lì appoggiati al muro così di qua di là, ma anche loro si rendono conto di non stare facendo quello che potrebbero fare a servizio della patria in quella Mascaretti, il tema della percezione, quello rispettiamo che dice... i militari, Mascaretti, facciamogli fare il loro mestiere. Il tema della percezione, quello che diceva Fontana, cioè quanto è importante per voi? Cioè, Fontana diceva, al di là di quello che possono o non possono fare, solo il fatto che siano presenti in strada è un deterrente. Allora, il fatto che siano deterrenti non è solo una questione di percezione, distinguiamo. Prima di tutto la presenza di, diciamo, divise militari e forze dell'ordine per strada è sicuramente un deterrente al delinquere, no? Cioè un delinquente laddove vede come dire, un militare o un agente delle forze dell'ordine capisce che questo può intervenire e quindi evidentemente non compie l'azione, non lo compie lì, sicuramente è disincentivato perché teme in un intervento. Poi c'è un tema di percezione. È chiaro che se io vedo andando in giro la città presidiata ho meno paura,
vivo meglio la mia vita, cioè non vivo con l'angoscia di essere aggredito, rapinato e così via, che è un'angoscia che non riguarda tanto una persona come me o Pizzo, ma riguarda moltissimi cittadini, soprattutto le persone anziane, le donne, perché quando rientrano a casa la sera, nelle viette buie, nelle piazzette buie, che devono attraversare la stazione centrale, oppure, cioè io inviterei i colleghi del PD qualche volta di prendere alla sera, neanche di notte, ma alla sera, tardo pomeriggio, la 90-91, che è come dire, ATM, no? Per cui è il comune di Milano. Uno salendo lì dovrebbe sentirsi sicuro. Caspita, c'è da aver paura a salire su quei mezzi lì. Ma non lo dico io, lo dicono i passeggeri, lo dicono i cittadini milanesi che sento tutti i giorni che hanno il terrore di prendere quei mezzi. Ok, ci fermiamo. Insomma, i stati militari sono 91, su questo sono d'accordo con Mascaretti. Allora, investiamo su una sicurezza che serve davvero ai cittadini, con degli elementi, perché il militare dov'è? Da 91 lo vedi lì all'angolo e non ti cambia niente in chiave di sicurezza. Ok, ci fermiamo un attimo. Diciamolo alla Morgese. Un attimo, ci fermiamo. Pubblicità. Allora, rieccoci, bentornati. Allora, diamo un po' di numeri in senso buono. In senso buono, nel senso che abbiamo fatto un approfondimento quest'oggi con l'assessorato alla sicurezza del Comune di Milano, che ci ha un po' riassunto quelli che sono i numeri relativi alle assunzioni dei vigili. Il Comune di Milano dice: a regime raggiungeremo un numero di vigili mai avuto nella storia a Milano. Dice l'assessorato alla sicurezza che l'attuale organico è di 2.818 risorse, che passerà a 3.500 vigili entro aprile del 2025. Questo a prescindere da quanti andranno in pensione, quindi ci sarà un incremento. Le assunzioni via concorso arriveranno a un organico di 3.350, indipendentemente quindi dalle uscite. Questo sarà il numero finale. Le prime 240 assunzioni avverranno nel 2022. Per giugno sono previste le visite mediche di idoneità e per luglio l'assunzione dei primi 90 allievi agenti, che dovranno partecipare al percorso formativo di 3 mesi, cui seguirà l'entrata in servizio. Poi si attingerà alla graduatoria o si partirà con nuovi concorsi per arrivare progressivamente al numero complessivo dei 3.350. Entro novembre 2022 ne saranno assunti un totale di 240 e entro novembre 2023 i successivi 250. Questi sono i numeri, Mascaretti, che quindi parlano di un incremento. Sufficiente, non sufficiente? Allora, diciamo, intanto per fortuna ci hanno impiegato 11 anni quelli di sinistra a capire che la nostra richiesta di aumentare il numero di agenti era una delle soluzioni da mettere in campo, quindi meglio tardi che mai, quindi siamo contenti che finalmente, come dire, con molto ritardo hanno capito che bisognava aumentare gli agenti, perché la politica in questi 11 anni a sinistra è stata: togliamo i militari, non servono gli agenti, non serve la sicurezza, cioè quindi hanno investito poco sulla sicurezza, adesso recuperano, meno male, alla fine del secondo mandato Sala, da quello che abbiamo capito, se tutto andrà bene, avremo un numero di agenti adeguati a agenti come polizia locale, evidentemente. Certo, sì. Che però, se da una parte finalmente fanno quello che noi diciamo da tantissimi anni, da 11 anni, e prendono, assumono i nuovi vigili, dall'altra, diciamo, il governo li toglie gli agenti, insomma, siamo sempre lì, scusate, io l'ho detto all'inizio, il gioco delle tre carte, no? Cioè, alla fine i conti non tornano lo stesso, aumentano quelli della polizia locale, che tra le altre cose, seguendo il ragionamento che faceva prima Pizzul, non sono quelli che dovrebbero fare direttamente sicurezza, cioè quello che conta sulla sicurezza, vanno bene la polizia locale, vanno bene i militari, è un sistema, e poi la parte centrale, il cuore, devono essere le forze dell'ordine, no? Agenti di polizia e carabinieri. Se mancano quelli o diminuiscono quelli, capite che il sistema non regge, cioè anche se portiamo a 3.500 e va benissimo i vigili, invece bisogna aumentare tutto, cioè mantenere i militari, aumentare le forze dell'ordine, aumentare la polizia locale, aumentare, sì, le telecamere e garantire un ampio presidio ovunque, perché i cittadini che vivono in centro, come quelli che vivono in qualsiasi periferia della città, anche nella periferia più estrema, hanno tutti il diritto di rientrare in sicurezza a casa e di non essere aggrediti sotto il portone di casa, nel giardinetto, nel vialetto. Quindi praticamente, cioè, da una parte si dice: se il saldo è più o meno invariato, cosa cambia? Dall'altra invece si dice: no, ma vengono tolti dei militari che comunque hanno altri compiti, dovrebbero occuparsi di altro e che nel concreto possono essere poco efficaci sul territorio,
arrivano invece i vigili, che sono quelli proprio deputati al controllo. Sono deputati sì al controllo o comunque al presidio della città. Quelli deputati al controllo, ha ragione Mascaretti in questo, sono carabinieri di polizia. E su questo bisogna sicuramente chiedere che aumentino le risorse, ma d'altronde dopo anni di spending review o di risparmi, per dirla all'italiana, con blocco delle assunzioni, anche su quel fronte c'è stato un qualche sblocco. E quindi si deve chiedere che nelle grandi città come Milano ci siano più risorse. Tra l'altro anche lì c'è sempre stato il mito del fatto che soprattutto nelle zone dell'Interland o delle altre province, che una caserma di carabinieri per ogni piccolo comune sia sinonimo di grande sicurezza. In realtà più aumentiamo le caserme, più mettiamo carabinieri a dover presidiare queste caserme e a non poter essere in giro sul territorio. Quindi io auspico in prospettiva anche un ripensamento di quello che è la modalità di utilizzo e di controllo del territorio. Quindi anch'io auspico un rafforzamento di carabinieri e polizia. Quanto ai vigili, guardate, questi 500 che arriveranno in realtà produrranno un cambiamento molto significativo, perché questi nuovi ingressi saranno tutti impiegabili sulla strada. In realtà, come ben sa anche Mascaretti, di quelli che sono in organico adesso nella vigilanza urbana di Milano, stanno in ufficio non perché il comune sceglie così, ma perché hanno tutta una serie di caratteristiche di carriera, di limiti legati alla propria condizione personale, tutte cose sacrosante, che però portano a far sì che il comune non possa disporre di tanti vigili da mandare sulle strade, ma perché sono vigili assunti che sulla strada non possono andarci. Questi nuovi 500 invece, una volta terminato, come si diceva correttamente, l'addestramento eccetera eccetera, saranno tutti e per anni a questo punto disponibili per il servizio su strada. E guardate, non è una cosa indifferente questo, anche per quello che diceva prima correttamente Mascaretti, cioè per quella percezione di vigili sul territorio. Perché se tu vai in giro a chiedere oggi ai milanesi: ma li vedete voi i vigili sul territorio? La maggior parte ti dicono no, ma perché di quegli oltre 3.000 molti purtroppo, ma è correttamente, perché ne hanno il diritto, sono in una fase della loro carriera, una fase personale per cui hanno il diritto di stare in ufficio. Questa è una vecchia questione sottolineata anche da Decorato, fin dai tempi in cui era assessore alla sicurezza. Dovremmo avere un telespettatore, pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io volevo rispondere all'assessore Pizzol. Sì, è capogruppo del PD Pizzol. Inerente al servizio che svolgono i militari. Sì. Lui ha la fortuna, o quantomeno, di lavorare in centro, tra Piazza Fontana e tutto quanto. Io abito in zona Corbetto, però qua di militari o forze dell'ordine ne vedo ben poche. Quindi per questo io mi chiedo, ma è più importante ovviamente il centro o meno importante la periferia? La ringrazio. Ok, Pizzul, poi sentiamo sì, anche preciso, Mascaretti. Preciso che non sono assessore né a Milano né in regione, per la fortuna dei milanesi e dei lombardi evidentemente. No, ma e tra l'altro non lavoro tra Piazza Fontana e Piazza Duomo, ma lavoro al Pirellone, che è in uno dei luoghi tra l'altro più particolari dal punto di vista della sicurezza, che è grande piazzale, Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. Vabbè, ma al di là di questo, che non interessa, ha ragione l'ascoltatore, cioè una zona come Corvetto ha bisogno di avere un maggiore presidio, ha bisogno di avere una maggiore presenza. Il problema è che Milano è vasta e che si devono fare anche delle scelte. Tra l'altro è più semplice avere una visibilità delle forze dell'ordine in luoghi centrali o semicentrali. In una zona come Corvetto, molto articolata, se penso tra Piazza Corvetto, Piazzale Gabriel Rosa e tutti i quadrilateri delle vie, via Oglio e quant'altro lì vicino, è chiaro che lì è molto più difficile far percepire una presenza concreta di forze dell'ordine, e quindi ce ne vorrebbero di più anche in quella zona. Su questo sono
d'accordo, però ribadisco, più che militari, forze dell'ordine. A Mascaretti invece chiedo che cosa si aspetta dall'introduzione del taser anche a Milano. C'è stata una mozione presentata da Silvia Sardone, che è un esponente della Lega, che in consiglio comunale è in opposizione, oltre ad essere europarlamentare, che è stata votata anche da una parte della maggioranza e quindi sostanzialmente impegna il comune a valutare l'opportunità di utilizzare anche il taser. L'assessore Granelli in sostanza ha detto ci sarà una fase di sperimentazione. Granelli è sempre stato molto freddo rispetto all'utilizzo del taser e sostanzialmente lo è rimasto. Questa per voi può rappresentare un elemento importante, visto che il centrodestra insomma da tempo spingeva per l'utilizzo del taser anche per i vigili, cosa che è già possibile ad esempio per i poliziotti? Allora, diciamo, non risolverà tutti i problemi, è uno strumento in più che si aggiunge, diciamo, quello che serve per risolvere i problemi, e lo continuiamo a dire, ma credo così è chiaro a tutti, servono più agenti sul territorio. Poi il taser è uno strumento che può aiutare anche gli agenti della polizia locale in certe situazioni. Noi abbiamo visto purtroppo situazioni di persone molto violente, armate di macete, armate di coltelli, così, dove come dire, il rischio alternativa per poterli fermare è che gli agenti stessi mettono a rischio la propria incolumità, rischiano di essere accoltellati, feriti gravemente, o rischiano che magari il delinquente in quel momento possa, per fuggire, ferire qualcun altro, prendere degli ostaggi. È chiaro che il taser è un livello sicuramente decisamente più basso rispetto all'utilizzo di un'arma, che è sempre meglio non usare, soprattutto in un contesto urbano in mezzo ad altre persone, quindi è un qualcosa che non è letale, non c'è il rischio che vada a colpire qualcun altro, qualche passante, qualcuno, quindi direi è un ottimo strumento per questo tipo di interventi. Dopodiché, torno a ripetere, resta quel tipo di strumento e non è che risolve tutti i problemi di sicurezza della città. Sì, Pizzul, sull'introduzione del taser anche per i vigili? Allora, non mi entusiasma il taser in quanto tale, però nell'ottica di cui si parlava poc'anzi, cioè di garantire sicurezza agli agenti che devono presidiare il territorio, sì, tenuto conto del fatto che poi bisogna intendersi anche sulle cosiddette regole d'ingaggio, perché poliziotti che usano il taser hanno delle regole di ingaggio da poliziotti, cioè quindi da personale addestrato proprio per la sicurezza urbana, e quindi possono utilizzare le armi in un certo modo. Le regole di ingaggio dei poliziotti di polizia urbana, dei vigili, sono diverse, e quindi questo utilizzo di strumenti che possono essere non tanto pensati come si vede nei film o quant'altro, ma in chiave di garanzia di sicurezza e di neutralizzazione di possibili aggressori, ecco, su questo fronte secondo me si deve e si può ragionare anche con strumenti come il taser. Ribadisco, però bisogna anche, ecco, lì capire correttamente l'utilizzo. Sì, Mascaretti? Io dico, no, aggiungo, dico al collega Pizzul che sicuramente chiederò, per quanto mi riguarda come Fratelli Italia, che venga preso quel modello di taser che è collegato o collegabile a delle telecamere, dei body cam, cioè quelle telecamere che si indossano, che si attivano all'estrazione del taser, in maniera tale che tutto ciò che avviene dal momento in cui il taser viene estratto venga ripreso e documentato, e questo a garanzia di tutti, a partire dagli agenti di polizia locale, ma anche dei normali cittadini. No, questo mi sembra sacrosanto, anche perché, guardate, tocca un tema, Mascaretti, molto delicato, perché purtroppo oggi noi siamo nelle condizioni, lo vediamo spesso anche con fatti di cronaca, nella quale poi ci sono dei vigili urbani, dei poliziotti di polizia urbana che intervengono in determinate situazioni e poi addirittura vengono incastrati in una serie di vicende che gli dicono no, tu quella roba lì non potevi farlo perché doveva farlo un poliziotto. Però credo che questa dimensione della body cam sia a tutela assolutamente di tutti, e non la si veda solo come ecco, si tutelano sempre i violenti, no, bisogna tutelare in primis
gli operatori delle forze dell'ordine, perché oggi come oggi abbiamo visto dei casi paradossali che facevano sgranare gli occhi, però di anche agenti che sì, sono ahimè finiti anche nei guai, ma loro malgrado. Ci scrivono da casa, Gianluca ci scrive: ci sono agenti che fanno 100 ore di straordinario al mese, come, mi spiegate come si fa ad essere poi... Come fa un agente a essere poi lucido e fresco quando è in servizio? Ma Mascheretti, le risulta che ci siano, proprio a causa, diciamo, del numero limitato di agenti a disposizione, così tante ore di straordinario? Guardi, le dico questo, che forse ci dà un'idea un pochettino. Milano ha circa 4.000 chilometri di strade. Durante i servizi serali e notturni ci sono come pattuglie della polizia locale in servizio qualcosa che va dalle 2 alle 4, forse qualche, diciamo dalle 2 alle 4 pattuglie, no? Durante, su tutta la città, per 4.000 chilometri. Dopodiché se ne aggiungono altre, quindi altre 2, 3, 4, parlo mediamente nelle serate normali milanesi, in straordinario, cioè quindi agenti che fanno lo straordinario e quindi si aggiungono. Questo per dirvi quanto sono poche e insufficienti le forze, a partire da quelle della polizia locale, per presidiare una grande città come Milano, per garantire la presenza sul territorio e la capacità di intervento laddove ce ne sia la necessità. Questo è anche il motivo per cui se qualcuno fa un incidente alla sera di notte, se ce ne sono due in città, ci vuole tempo prima che possa arrivare una pattuglia, perché come dicevo prima si va dalle 2 alle 4 pattuglie che devono coprire tutta la città di Milano, dall'estremo nord all'estremo sud, dall'estremo est all'estremo ovest, quindi immaginatevi quale possa essere il servizio. Meno male che poi, essendoci gli straordinari, ci sono altre pattuglie in più, altrimenti non sarebbe possibile coprire con il personale che c'è, quello sì, disponibile su strada, quello che può effettuare quel tipo di servizio, con le ferie, le malattie, tutto il resto, diciamo i turni come dovrebbero essere coperti. Tenete presente che sì, vorrebbero, non so, almeno 20 pattuglie anziché 2 o 4 per coprire adeguatamente la città. Chiaro. Ci fermiamo un attimo, pubblicità. Allora, bentornati. Allora, adesso cambiamo argomento, parliamo di 25 aprile, ci sono state polemiche che hanno preceduto la festa della liberazione a Milano, con una serie di scontri anche verbali, diciamo così, tra i vertici nazionali dell'ANPI e il sindaco di Milano, anche se poi più o meno le cose si sono ricomposte. Ieri Sala però ha parlato, mi verrebbe da dire, più che da sindaco, da leader di partito, perlomeno dirigente di partito, perché ha fatto una serie di distinguo dicendo basta con le ambiguità. E ad esempio ha detto non è possibile essere ambigui fino al punto di chiedere pieni poteri o farsi finanziare dall'autocrazia russa attraverso mediatori ambigui. Allora qui diciamo lui non ha fatto nomi, però è sembrato un attacco nei confronti di Salvini. Poi ha detto che pensavo del PC. No, è stata interpretata così. Poi ha detto: non è possibile avere tentennamenti a guidare forze politiche che non hanno fatto i conti con il tragico passato fascista per riproporne i conati nel nostro presente. Gente che fa il saluto fascista, basta ambiguità. E qui pare che si riferisse a quanto era emerso da un'inchiesta giornalistica di Fanpage, e alcuni l'hanno interpretato come un attacco, diciamo così, agli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia che erano stati ripresi, insomma, in quell'inchiesta giornalistica. Quindi, visto che abbiamo qua un esponente di Fratelli d'Italia che non è stato minimamente toccato da quell'inchiesta giornalistica, volevo chiederle se, insomma, la legge come un attacco al partito di Giorgia Meloni, perché l'interpretazione che hanno dato gli addetti ai lavori è quello. Ma io la leggo come un messaggio di chi in questo momento è molto debole e cerca di dare un messaggio, diciamo, a quelle parti politiche più ideologicamente schierate che sono vicine all'ANPI, insomma quella sinistra lì, che è poi quella che ogni anno non ci fa mai mancare delle contestazioni. Cioè il 25 aprile, se fosse la festa della liberazione, dovrebbe essere una festa di tutti, poi viene invece sempre, come dire, gestita da una parte, e viene contestata la Brigata Ebraica, è stato contestato il papà di Letizia Moratti, voglio ricordarvi quando Letizia Moratti accompagnava il padre sul sedile a rotelle, che è stato partigiano, è stato fischiato e contestato, sono state fischiate le bandiere della NATO, insomma, come dire, è una sinistra sempre in guerra con tutti, dice questa è una festa mia, cioè, allora
dovrebbero farsi a casa loro questa festa, perché il fatto di contestare ad esempio la brigata ebraica credo sia una cosa assolutamente vergognosa, eppure è una cosa che sistematicamente si ripete quest'anno, cioè ogni anno insomma ci sono politiche, è una sinistra che deve fare i conti con se stessa. D'altra parte però anche qui io non capisco, ogni volta che si parla di partigiani ci sono i partigiani di sinistra, ma ci siamo dimenticati diciamo una parte importante che erano i partigiani cattolici, ci siamo dimenticati Portus ad esempio e che cosa è successo, cioè quindi partigiani della Brigata Garibaldi che diciamo in qualche modo dovevano essere condannati per tradimento alla patria, perché hanno voglio ricordarlo per chi ci segue magari non conosce l'episodio, hanno sì. Eliminato quelli della Brigata Osoppo perché volevano dare Trieste diciamo tutto quel territorio a Tito, quindi in una visione vale più la sinistra, da quel punto di vista vale più il comunismo piuttosto che il nostro paese. Noi siamo ovviamente patrioti, una cosa così non possiamo neanche immaginarla, però torno a ripetere, i conti con la terra prima o poi andranno fatti e queste cose qua vanno superate, cioè non è possibile che il 25 aprile sia ancora la festa sì. di pochi che sembra che sono gli unici ad aver vinto, diciamo, aver diritto di festeggiare quel giorno. Sala ha in qualche modo diciamo polemizzato anche col mondo, come posso dire, allargato del centrosinistra, chiamiamolo così, se vogliamo includere nel centrosinistra anche il Movimento 5 Stelle, perché ha detto ad esempio non è possibile essere ambigui fino al punto di non scegliere tra un candidato democratico e una candidata che non rinega il fascismo, e ciò in Francia come in Italia. E qui dicono i ben informati, diciamo così, o i maliziosi, pare si riferisse, volesse essere un attacco a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a cui qualche giorno prima, sulla 7, ospite di Lilli Gruber, 8 e mezzo, non si era sbilanciato in merito a chi preferiva che vincesse, diciamo così, tra la Le Pen e Macron, poi ha vinto Macron. Quindi voleva essere un attacco, come dire, una Sala che peraltro amministra Milano senza il Movimento 5 Stelle, voleva essere anche un modo così per richiamare il PD a un'identità maggiormente di sinistra o a far sì che il Movimento 5 Stelle avesse una posizione più di sinistra? Aspetta che telefono a Sala e glielo chiedo, perché adesso va bene tutto, però essendo giornalista so bene che bisogna anche... Ma questo non è brutto come giochino però, a me è abbastanza, diciamo, incuriosito, cioè, no, ho capito, che lancia però... il sasso ma non dice a chi è destinato. No, ho capito, però allora, lancia il sasso o... perché questa può essere una lettura, lancia il sasso, dice, non dice, fa capire, ma in realtà lascia l'interpretazione. Io invece credo che nel suo discorso lui abbia evidenziato alcune tematiche sulle quali bisogna scegliere da che parte stare. E ha evidenziato il fatto che non ci debbano essere ambiguità sul tema dei valori antifascisti, sul tema del populismo, sul tema... dello stare dalla parte degli aggrediti e non degli aggressori, cioè dell'Ucraina. Dopodiché è chiaro che ci possono essere tutta una serie di interpretazioni più che legittime. Io sto a quello che ha detto Sala alla lettera, e lì è chiaro che poi ciascuno deve fare i conti con quelle che sono eventuali suoi retropensieri o suoi imbarazzi, perché riguardo ad esempio al discorso no al saluto fascista, no ai neofascisti eccetera eccetera, io sono solo felice quando vedo che c'è una destra in Italia che prende le distanze da tutti quei mondi, e io mi auguro per la normale e fisiologica dialettica all'interno delle nostre istituzioni democratiche che si prenda le distanze da parte della destra da quelle degenerazioni, come da parte della sinistra si prenda le distanze anche con dei giudizi storici netti su quelle che sono state oggettivamente delle pagine assolutamente bruttissime della nostra storia. Malga Porzus con l'eccidio dei partigiani osovari è stata una delle pagine più buie di una resistenza da parte dei partigiani che è una storia densa di contraddizioni, perché guardate, nelle guerre nessuno ne esce pulito,
nessuno vince nelle guerre, soprattutto quando sei in guerra, emergono anche tutte quegli elementi che poi portano a far evidenziare la parte peggiore anche delle persone. Quindi no a un'idealizzazione tout court di quello che è accaduto da parte dei partigiani, che è stato un momento, quello storico, con grandi contraddizioni, no però anche a furbizie relativamente a revisionismi o a posizioni non chiarite, non nette, su dei temi sui quali legittimamente ieri il sindaco Sala, ma anche tanti altri, dicono che bisogna essere chiari. E interpretazione per interpretazione, il fiore rosso sventolato alla fine era un garofano? E così, così, no, era probabilmente così, ci si chiedeva. No, però per dire, io ieri mattina sono stato alle celebrazioni del 25 aprile a Carugate, comune dove risiedo, e lì c'erano stati i ragazzi delle medie che hanno fatto una mostra con tanti fiori rossi a indicare il fiore della resistenza del partigiano, richiamando anche l'iconografia di Bella Ciao e quant'altro. E anche quello non vuole essere un elemento di divisione, ma il fiore vuole essere proprio simbolo di rinascita e di attenzione anche a una bellezza che può nascere anche laddove regna la violenza e regna la discordia. Mascheretti, interpretazione per interpretazione, andiamo addirittura su quella che potrebbe essere l'interpretazione delle intenzioni. Pizzul, che magari lo sa anche ma non me lo dirà mai, secondo lei che cosa farà da grande il sindaco Sala? Ma da grande intendo fra non molti mesi, Beh, diciamo che se dovesse saltare il turno delle regionali o delle politiche, vedo un divorzio netto, quindi farà un anno o c'è il matrimonio, c'è il divorzio dopo questo fidanzamento con Alti e Bassi con il PD. Quindi ricordiamo tutti che prima di candidarsi nuovamente come sindaco di Milano c'è stato un lungo periodo di incertezza perché stava guardando altrove. Poi prima di candidarsi ha firmato, anche sottoscritto, il manifesto dei Verdi Europei, posizionandosi in un certo modo, quindi lontano dal PD, che è il partito, insomma, che guida la maggioranza che amministra la città di Milano. Quindi credo che i rapporti non siano buonissimi. Ci sono due scadenze, che sono da una parte Regione Lombardia, dall'altra le politiche. Però sulle politiche parliamoci chiaro, io credo che al massimo possa essere candidato come parlamentare Sala, perché siccome la può avere l'ambizione di fare il ministro. Può avere l'ambizione di fare il ministro nel caso in cui il centrosinistra dovesse rimanere al governo. Però diciamo, ormai l'occasione l'ha persa, perché o lo faccio adesso, le prossime elezioni vincerà il centrodestra, quindi poi dovrà aspettare 5 anni, ma a quel punto lì ho finito il mandato del sindaco, quindi gli resta secondo me la strada della Regione Lombardia, anche lì la vedo molto dura, però diciamo sicuramente ha titolo per fare il candidato presidente. Poi anche qui non credo che la vittoria sarà della sinistra, anche perché per come sta governando, anche per come, diciamo, la gente percepisce il governo di sinistra, tanto in città metropolitana quanto al governo nazionale, perché ricordiamo il governo nazionale oggi è principalmente un governo 5 Stelle sinistra più una sponda, diciamo, Forza Italia Lega. Noi continuiamo sulla nostra strada, siamo coerenti, non possiamo che essere all'opposizione, e quindi qui siamo, qui restiamo, perché i cittadini hanno bisogno di un punto di riferimento. Per quanto riguarda Sala, torno a ripetere, secondo me fra un anno, fatto il giro di boa, io credo che la sua strada prenderà un percorso nettamente separato rispetto a quello del PD. Vedremo che cosa succederà. Mi ha particolarmente convinto Mascheretti quando ha detto qui siamo e qui restiamo all'opposizione. Cioè, hic manebimus optime. All'opposizione. Non tanto all'opposizione come coerentemente. No, come sto scherzando, Andrea. Era chiaro. Ha capito, era una battuta. No, era chiaro, era chiaro. Era chiaro, come posizione politica. Ci fermiamo un attimo, pubblicità. Allora, bentornati, stiamo abbiamo parlato del 25 aprile, quello che è successo, adesso parliamo però, soprattutto le dichiarazioni di Sala che hanno fatto rumore, parliamo però di una questione stadio. Allora, venerdì pare che ci possa essere la firma sulla cessione del Milan con il nuovo fondo,
del Bahrain, che dovrebbe diventare, salvo colpi di scena, diventerà nuovo proprietario del Milan. Questa cosa rimette in discussione tutto. Allora, già la questione stadio era molto intricata. Da quel che si percepisce, l'idea di uno stadio comune tra Milan e Inter non piace alla nuova proprietà del Milan, e di conseguenza praticamente si ricomincia da zero. Pizzul, diciamo, allora, da una parte il fatto che arriva un nuovo proprietario, lo stesso sindaco Sala l'ha salutato come un possibile evento positivo, perché comunque, insomma, sappiamo che il fondo Elliott non aveva intenzione di rimanere proprietario del Milan a lungo, insomma, che era una fase transitoria che si chiuderebbe, quindi si andrebbe verso una fase un po' più definita. Dall'altra, però, sulla questione stadio, che già ci sono tanti dubbi, cioè si riparte probabilmente da zero. Ma bisogna capire quali sono le intenzioni reali dei proprietari. D'altronde ricorderete che lo stesso sindaco Sala, quando c'erano degli elementi di incertezza per quanto riguarda la proprietà dell'Inter, si lasciò andare anche a delle dichiarazioni, sì, della piuttosto serie dure. Piuttosto dure, no? Che vennero interpretate anche in malo modo dalla stessa dirigenza dell'Inter, no? Nonostante Sala sia convintamente interista, perché effettivamente un progetto già molto discusso, già molto problematico come quello dell'eventuale nuovo San Siro, è chiaro che deve avere tutte i sostegni possibili da parte delle proprietà. Quindi è chiaro che l'arrivo di una nuova proprietà del Milan deve portare a sciogliere qualche punto interrogativo, perché non mi risulta che all'interno del contratto di cessione da parte di Elliott ci sia anche una, a parte che non lo so cosa c'è scritto dentro, però che ci siano delle clausole per la serie, devi dire per forza di sì a questo progetto, no, certo, eccetera eccetera, per cui è più che legittimo dire che se non magari vengono complicati i piani, vengono resi più incerti. E in una situazione in cui di incertezze ce n'erano già parecchie, riguardo la sorte dello stadio Meazza da un lato e del possibile nuovo San Siro dall'altro, è chiaro che questo elemento in qualche maniera ingarbuglia la situazione. Però potrebbe essere anche l'occasione per fare finalmente chiarezza in una panorama che vede un po' di elementi ancora da mettere a posto, a partire da quel dibattito pubblico al quale sembra si sia aperta la strada, però con un po' di timidezza. Mascheretti, questa questione dello stadio, l'opposizione di centrodestra accusa il comune di essere un po' timido, diciamo, sulla questione, e questa timidezza avrebbe contribuito ad irritare i club, che facevano trapelare anche la possibilità di guardarsi attorno a Milano. Ecco, adesso con un nuovo proprietario, e quindi con, tra l'altro, un proprietario che, da quel che si capisce, ha intenzione di investire, si complica ulteriormente la questione, cioè c'è il rischio di avere ulteriori difficoltà nell'arrivare ad un punto, visto che già era difficile capire cosa fare con San Siro, se fare uno stadio nuovo per Milan e Inter. Adesso addirittura Milan e Inter potrebbero andare su strade diverse. Ma intanto, diciamo, la situazione si complica perché l'ha complicata l'amministrazione Sala. Che lo stadio di San Siro fosse uno stadio come dire, che oramai richiedeva un aggiornamento, era una cosa che l'amministrazione Sala avrebbe dovuto prevedere prima che glielo chiedessero le squadre. Dopodiché la nostra posizione è chiara: noi abbiamo proposto il doppio stadio, cioè abbiamo detto San Siro non si tocca, è un'icona del calcio, ha un grandissimo valore di immagine nel mondo, è uno degli stadi più conosciuti in tutto il mondo, è bellissimo. Io ricordo ancora la mia prima entrata da piccolino, per mano con mio zio milanista, che mi ha portato a vedere la prima partita del Milan quando ero piccolissimo. È stato, come dire, un colpo di fulmine entrare nello stadio di San Siro, è impossibile non innamorarsene. E mi piacerebbe che questa cosa potessero viverla anche i ragazzini, i milanesi di domani, no? Quindi uno stadio più piccolo non può andare bene perché non sarebbe in grado di ospitare le grandi partite e di far accedere a un prezzo popolare i milanesi, ma ci sarebbero soltanto dei biglietti, soprattutto per le partite importanti, a un prezzo elevatissimo, che finirebbero per escludere le famiglie
e quindi questa è una cosa che non vogliamo. E in più c'è il tema anche dei grandi concerti. Milano è sempre stata sede di grandi concerti, ma molto limitati, perché poi giocando due squadre come Milan e Inter, giocando il campionato, giocando le coppe, alla fine i concerti si possono fare soltanto in un breve periodo dell'anno, che è durante l'estate. Estate. Due stadi consentirebbero, uno, di utilizzare lo stadio più grande, cioè quello di San Siro, per le grandi partite, per i derby, le partite con la Juventus, le grandi partite con Napoli, con la Roma, le partite di Coppa, insomma tutte quelle partite che richiedono uno stadio grande per poter consentire a tutti l'accesso, e potrebbero ospitare negli altri momenti diciamo altri sport, sì, e poi grandi eventi tutto l'anno che potrebbero portare ricchezza, perché sapete che ogni volta che c'è un evento vuol dire tanti soldi per la città, no? Alberghi, ristoranti, taxi, tutti che lavorano, certo, quindi un bene indotto, per tutti, sì. E diciamo quello evidentemente più piccolo sarebbe quello che, di cui hanno bisogno le squadre per gestire le altre partite, diciamo, di minore importanza del campionato. Il tutto però facendo molta attenzione al tema dell'ambiente, quindi al tema del verde, e anche al beneficio per il quartiere ovviamente e per tutta la città di Milano. Cioè devono essere, sì, chiari chi ci mette i soldi, da dove arrivano, quindi se ce li mette il comune, sì, dando le volumetrie, dando i terreni, dando tutto, allora insomma è un gioco facile, o se ce li mettono e quanti e bene anche le squadre, e non c'è problema, si devono costruire che costruiscono, però tutto bene e al servizio della città e dei cittadini. È chiaro, sì, che i cittadini del quartiere devono ricevere una serie di servizi importanti, devono ricevere del verde, sì, fruibile tutto l'anno, insomma tante cose che devono ricadere su quel quartiere, perché hanno diritto quei cittadini, dovendo subire poi evidentemente i lavori della costruzione del nuovo stadio. Ecco, la questione però mantenimento dell'attuale impianto è decisamente complicata, perché da una parte i club in sostanza dicono: noi non abbiamo interesse o intenzione di ammodernare questo impianto, è più conveniente costruirne uno nuovo, più funzionale, moderno e quant'altro. Dall'altra, se c'è il nuovo stadio, diventa complicato avere, diciamo, utilizzare in qualche modo l'attuale, che peraltro è di proprietà del comune. Che è vero, gli danè verrebbero, voglio dire, in milanese, no? Anche per tenere San Siro. Allora, quello che prospettava Mascaretti è anche affascinante da un certo punto romantico, di vista. Romantico, direi. Romantico, non c'è dubbio. Il problema è la sostenibilità di un impianto come San Siro, che ha bisogno di un restyling, ha dei costi di gestione, viste le dimensioni, molto molto alti, che non so francamente se sarebbero coperti il fatto di utilizzarlo. Magari qualcuno diceva, ad esempio, facciamolo diventare lo Wembley italiano, no? Tutte le partite nazionali le facciamo, sì, lì. Ma chi paga poi la gestione? Paga la Federcalcio? Paga il governo? Il Comune di Milano difficilmente ha le risorse per farlo. Anche il discorso dei concerti, è vero che possono essere fatti in una parte poi peraltro dell'anno. A Roma non sarebbero contentissimi. Esattamente, esattamente, per cui ci sono tante cose. A me piacerebbe trovare questa soluzione che tiene assieme San Siro e il nuovo stadio, però è particolarmente complicato. Io aggiungo un'altra cosa rispetto a quando è partita l'idea di fare il nuovo stadio. È stata di mezzo la pandemia, con una crisi evidente anche a livello internazionale, e la guerra. E guardate che cambiano tante cose con questa nuova situazione. Io credo che le stesse proprietà di Milan e Inter stiano facendo qualche conto relativamente anche alla nuova situazione a livello economico e globale, che non lascia le cose come prima, per cui staremo a vedere. Certo, questa cessione del Milan è un elemento sul quale riflettere, e vediamo come si potrà andare avanti, anche se penso che i tifosi di Milan e Inter in questo momento interessa capire più chi vince il gran campionato, quindi interessa più la breve scadenza che la lunga scadenza dello stadio. Va bene, siamo in conclusione di questa prima parte, quindi io ringrazio Andrea Mascaretti, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, esponente di Fratelli d'Italia. Buonasera, grazie per essere stato con noi. Buonasera, grazie a tutti, grazie a tutti. E ringrazio anche Fabio Pizzu, il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia. Grazie a voi, un saluto anche a Mascaretti e a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Va bene, noi adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, rientro, cambio ospiti e nuovi argomenti. A fra poco. Eccoci qui, bentornati. Allora, seconda parte di Linea d'Ombra per te con Massimiliano Bastoni, consigliere regionale della Lega, in studio qui con me. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. E Marco Fumagalli, collegato, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.
Buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Allora, parliamo un po' di riforma sanitaria, con particolare attenzione alla questione dei medici di base, sui quali c'è una grande curiosità, diciamo, e una grande richiesta da parte del pubblico per cercare di capire che cosa cambia con questa riforma sanitaria. Prima però andiamo a sentire un servizio di Alberto Carreras che ci parla della casa di comunità che è stata inaugurata oggi a Tradate, in provincia di Varese. Questo poi ci dà lo spunto per fare una serie di riflessioni. Sentiamo. Taglio del nastro per una nuova casa di comunità a Tradate, in provincia di Varese, una struttura che svolge una funzione cruciale nel favorire l'integrazione tra area sanitaria ed area sociosanitaria e sociale, ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, una delle sfide maggiori che intendiamo vincere con la riforma sanitaria. Una sanità territoriale, noi per primi la stiamo mettendo in pratica. Con un punto di riferimento certo, con un punto di presa in carico in cui il cittadino dovrà e potrà esprimere tutte le proprie necessità, siano esse sanitarie, siano esse sociali, e quindi per lui verrà presentato un percorso specifico in cui si metteranno a disposizione tutto quanto ha bisogno. Tradate è una casa di comunità hub e quindi ci sono servizi ambulatoriali, ci sono 10 infermieri per l'assistenza domiciliare integrata, ci sono 10 infermieri di comunità e di famiglia, ci sono medici specialisti, ci sono ambulatori, c'è un consultorio, quindi c'è una forte integrazione tra i medici di base e gli infermieri, c'è una integrazione con i servizi sociali del comune, e quindi è anche questa un esempio di casa di comunità nella quale viene presa in carico la persona e non la malattia. E insomma, toni piuttosto, non dico trionfalistici, però insomma molto molto positivi, con grande entusiasmo, e viene sottolineato in particolare il fatto che con queste case di comunità c'è un passo verso, diciamo così, il potenziamento di quella medicina di territorio che ha rappresentato soprattutto nella prima fase della pandemia, ecco, un grosso problema, perché chiaramente è arrivato uno tsunami e da un punto di vista territoriale insomma non si era preparati. Visto che abbiamo sentito due esponenti di maggioranza, parto da quello di opposizione, Fumagalli. Queste case di comunità davvero possono rappresentare un elemento importante sul piano del potenziamento della sanità territoriale? Vedo che sorride. Ma certamente che sono un elemento importante, anche perché non dico che è un'invenzione del presidente Conte, ma però il PNRR con dentro le case della comunità, le cotte e gli ospedali di comunità l'ha fatto il presidente Conte con il ministro Speranza. Ora adesso la Moratti e Fontana vanno in giro ad inaugurare un qualche cosa che è un'invenzione dello Stato centrale e nazionale, perché Regione Lombardia lei aveva i PREST che l'assessore Gallera non ha mai realizzato. Se quello che sta inaugurando oggi la Moratti insieme a Fontana fosse stato realizzato nel 2015 da Maroni o successivamente nel 2015 da Gallera, che è sempre stato lui l'assessore, e beh, probabilmente quello che lei chiama uno tsunami, che in realtà sarà stato anche uno tsunami, perché se allo tsunami ci si è opposti con le case di paglia, è ovvio che viene fuori un disastro. Se allo tsunami invece si opponeva con delle case fatte in cemento armato, probabilmente non succedeva la tragedia che abbiamo visto. Per evitare un'altra tragedia, il presidente Conte cosa ha fatto? Il PNRR, e ha messo dentro case della comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali, tutti elementi che non è che se li ha inventati il presidente Conte, ma che li ha presi dalle altre regioni, tra cui il Veneto, governata dai leghisti, e l'Emilia-Romagna e la Toscana, governata dalla sinistra. La Lombardia ha solo fatto il peggio da 2015 a oggi. Adesso la Fontana e la Moratti stanno rimediando con qualche cosa che nelle altre regioni già c'era. Beh, insomma, io sorrido, perché meglio imparare effettivamente dagli errori e arrivare in ritardo che mai arrivarci, però insomma è grave quello che è successo in Lombardia. Bastoni, in pratica non avete nessun merito.
stando a quello che dice Fumagalli, riassumo. Ma sì, Fumagalli fa il suo mestiere, fa opposizione, ovviamente il Movimento 5 Stelle è un movimento molto in difficoltà, quindi cerca di arrabattare qualche voto in più facendo una polemica tra l'altro molto sterile. La Lombardia è stata colpita in maniera molto decisa dalla pandemia, anzi è stata la prima regione, è stato il focolare di tutta la nazione e quindi è evidente che il sistema sanitario, l'abbiamo sempre ammesso e non penso che ci sia nulla di strano nel dire che quel sistema sanitario dove vi era una sanità territoriale che non era organizzata come è prevista dalla riforma attuale, è chiaro che andava appunto cambiata. Quindi Regione Lombardia con grande responsabilità dopo una pandemia che ha colpito il mondo, cioè che ha fatto morti in tutto il mondo, non solo in Lombardia, tra l'altro le responsabilità a me non vorrei parlare di responsabilità, perché quando esplode, ripeto, una bomba atomica come quella che è stata il Covid nel nostro territorio e in tutto il mondo, dire che ci sono state delle responsabilità secondo me mi sembra sbagliato. Però io vorrei ricordare anche alcuni esponenti di centrosinistra. Prima Fumagalli difendeva la gestione del centrosinistra di alcune regioni, addirittura ci dicevano che il Covid di fatto non esisteva nella nostra nazione. L'ex segretario del PD, presidente della regione Lazio, addirittura Zingaretti, addirittura ci raccontava che su 80.000 malati forse solo due avevano il Covid, il resto erano malati di influenza. Sono venuti qua nella nostra città a farsi gli aperitivi. Hanno creato l'hashtag Milano non si ferma, quindi voglio dire, forse di responsabilità qui ce ne sono diverse, soprattutto all'inizio. Attilio Fontana chiamò per primo, si allarmò per primo dicendo che forse bisognava prendere dei provvedimenti per chi arrivava dalla Cina. Il Movimento 5 Stelle di Regione Lombardia e il PD di Regione Lombardia gli diedero del razzista, forse non capendo quello che stava dicendo Fontana in quel momento. Però ritornare a quel periodo mi sembra veramente un errore. Adesso sì, giusto è guardare avanti. C'è stata una pandemia, ripeto, che ha colpito tutto il mondo, che non ha colpito solo Regione Lombardia. Era necessaria una riforma. Io non so se nelle altre regioni le cose sono andate così bene come ci racconta Fumagalli. Io so che in Regione Lombardia, noi siamo in consiglio regionale, in Lombardia le cose andavano cambiate perché il Covid o un'altra pandemia potrebbe essere dietro l'angolo ed è stata fatta una grande riforma. Sono stati investiti 2 miliardi e 700 milioni nella sanità per riformarla e per creare una nuova sanità territoriale che era quella che è mancata di fronte a una pandemia del genere e che era quella che andava maggiormente ristrutturata, sì, e riformata. E questo è stato fatto, è merito di Speranza, è merito di Conte, è Conte che ha avuto l'idea e Fontana l'ha applicata nella nostra regione. A noi non interessa, a noi interessa il fatto che finalmente si ha una sanità che probabilmente di fronte a un problema come è stato quello del Covid potrebbe avere un'organizzazione territoriale, sì, tale per la quale potrebbe essere contrastato, diciamo, in alcune parti, in alcune percentuali il Covid. Altrimenti, se no, noi guardiamo sempre indietro, c'è stato il Covid e questo lo sappiamo, purtroppo però bisogna guardare anche avanti. Dovremmo avere un telespettatore in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, benvenuta. Allora, dico ai suoi ospiti una cosa. Sì. Io sono una donna che ha lavorato negli ospedali quando il policlinico era privato, non, sì, era sotto la regione. Quando, sì, gli ospedali milanesi sono andati sotto la regione, avevamo un direttore sanitario, professor Saccani, che era un dio, e è dovuto scappare perché sono venuti i birbaccioni che hanno ammazzato il primario del policlinico sotto gli occhi dei figli che andavano a scuola lì in via Carlo Dolci. Quindi lei per la sanità privata? A San Siro. È uno schifo, sono spariti dei professori. Non abbiamo più niente, abbiamo tanti occhi da piangere. Io come ex dipendente ospedaliera mi vergogno, me stessa, che sto aspettando 4 mesi per fare un esame alla tiroide. Un'altra mia condomina
sta aspettando che la Regione Lombardia, da settembre che abbiamo fatto noi l'assemblea in condominio per dargli il tiramisù e il tiramigiù, perché gli hanno segato le gambe per il Covid, e suo marito se la deve caricare per andare avanti e indietro a fare le visite alla gamba. Adesso li devono tirare via nella gamba, che gli hanno tagliato la carne per rifare il piede. Da settembre che aspettiamo questo macchinario, non è possibile averli. Ok, signora, è chiaro, è un atto di accusa nei confronti della sanità lombarda, è piuttosto chiaro. E quindi faccio replicare Bastoni, poi sento Fumagalli. No, la signora tocca l'elemento delle liste d'attesa e di quello che a suo avviso è l'inefficienza del sistema lombardo. La signora ha iniziato il suo intervento dicendo quando il policlinico era privato. Quindi io, da quello che capisco, la signora diciamo è a favore di una sanità privata. Di una sanità privata, forse se sentiamo in questo momento Fumagalli e tanti esponenti del centrosinistra, l'accusa che fanno di Regione Lombardia è proprio quella che c'era una sanità privata, diciamo, che non era concorrenziale, o meglio, c'era una sanità pubblica che secondo loro non era concorrenziale in Lombardia con la sanità privata, perché è stata troppo avvantaggiata dalle passate gestioni, soprattutto da quella dalla gestione di Formigoni. Vede, qui è sempre, quando si parla di sanità, io spesso sento versioni contrastanti l'una dall'altra. Quindi la signora ci dice era meglio, è meglio la sanità, è meglio, diciamo, incentivare la sanità privata, cosa che evidentemente Fumagalli o semplicemente non piace questo tipo di gestione. Io pubblica. So solo una cosa, che nella sanità lombarda si sono serviti tutti, forse tutti gli italiani. Ha rappresentato per anni un'eccellenza e secondo me rappresenta ancora l'eccellenza. C'era sicuramente un fattore di organizzazione della sanità di territorio territoriale che andava riformata, e questo è stato fatto. Ma andare ad accusare e andare a criticare la sanità lombarda per come, diciamo, funzionava all'interno dei propri ospedali e all'interno, diciamo, della funzionalità delle proprie strutture sanitarie mi sembra un po' eccessivo, visto che nella nostra regione quasi il 20% delle persone che hanno utilizzato questa sanità sono persone che arrivano al di fuori della Regione Lombardia. Quindi è evidente che Regione Lombardia ha una sanità che serve tutto il paese, non solo la nostra regione. Se non fosse una sanità d'eccellenza, così non potrebbe essere. Allora, adesso concedo la replica a Fumagalli, prima però mi fermo per la pubblicità. Bentornati. Allora, stiamo parlando di riforma sanitaria. È intervenuta una telespettatrice contestando in toni civili ma molto chiari, molto duri, quella che è la gestione di Regione Lombardia della sanità lombarda. Voglio sapere su questo l'opinione di Fumagalli. Ma ecco, un'eredità positiva che ci ha lasciato la pandemia è che finalmente stiamo assumendo personale sanitario, quindi medici e infermieri. E che cosa succede? Che non ce ne sono a sufficienza, perché negli anni non li abbiamo formati. Negli anni che cosa è successo? Che negli ultimi 20 anni hanno tagliato la sanità, le spese per la sanità, e quindi che cosa accadeva? Che gli ospedali pubblici non assumevano più nessuno e la sanità privata è esplosa, come sappiamo bene, in Regione Lombardia, anche con gli effetti poi formigoniani della vicenda. Adesso appunto l'eredità positiva è che il pubblico assume, e che cosa succede? Che tanti dipendenti del privato passano al pubblico per tanti motivi, e addirittura l'Associazione degli Ospedali Privati ha chiesto l'autorizzazione ad andare ad assumere medici e infermieri nei paesi extracomunitari, che adesso io non c'ho niente in contrario, perché sono tutti bravissimi, però quantomeno un problema di lingua io anche me lo pongo, perché sono termini medici e quindi farei ben attenzione. Ecco, detto questo, che cosa succede? Io non è che sono contrario alla sanità privata. Io dico che prima di tutto bisogna pianificare e programmare con le risorse pubbliche, e dove non arrivano le risorse pubbliche bisogna integrare con la sanità privata. Quindi faccio un esempio: se non ce la facciamo a fare 100.000 visite oculistiche all'anno e il pubblico ne fa 90.000, 10.000 le compro nella sanità privata. Ora, in Regione Lombardia non hanno fatto questa impostazione. In Regione Lombardia hanno messo in concorrenza il pubblico con il privato e hanno detto andate dove volete. Ma mettendo in concorrenza succede che inevitabilmente sei inefficiente, perché non è detto che poi dopo
tutte le risorse vengono correttamente allocate, e lo stiamo vedendo con i dipendenti della sanità privata che stanno passando nella sanità pubblica. Quindi il sistema va ripensato. Purtroppo la Moratti, avendo messo nell'articolo 1 della legge, quella che è stata approvata a dicembre, che le strutture pubbliche e le strutture private sono parificate davanti alla legge nei diritti e degli obblighi e competono per dare un servizio con il mercato, e beh, secondo me ha una visione liberista che è distorta e che va a non fare gli interessi di quelli che sono i lombardi, che purtroppo si trovano in questo momento qui ad avere le liste d'attesa, anche perché sì, la sanità privata che va poi per profitto, che cosa succede? Ebbene, la visita oculistica te la faccio domani mattina se paghi, oppure nel frattempo ne prendo uno dalla regione Puglia, gli faccio la cataratta qua che ci guadagno di più, e allora ad un certo punto voi capite che non è un servizio che viene dato al lombardo, ma è un servizio che viene dato agli ospedali privati che fanno profitto. Beh, noi su questo non siamo d'accordo, perché sulla salute non ci deve essere profitto. Dovremmo avere un altro telespettatore in linea. Pronto? Pronto? Pronto, non lo sentiamo, poi lo recuperiamo. Che cosa cambia, Bastoni, con questa riforma sanitaria, in particolare per quanto riguarda i medici di base? Avranno l'opportunità, diciamo, di, come posso dire, di associarsi, di lavorare più in collaborazione nell'ottica di poter offrire un servizio migliore al cittadino? Nascerà innanzitutto i distretti, che ogni 100.000 abitanti, e quindi nasceranno circa 100 distretti in regione Lombardia, dentro il quale ci sarà la possibilità di associarsi, e per quello che riguarda le case comunità, per esempio, saranno gestiti proprio da medici di base, di medicina generale, da personale infermieristico e da tutte quelle associazioni che fanno, diciamo così, gravitano intorno al mondo della sanità e del personale ospedaliero, per far sì che diventi veramente un collegamento fra il territorio e la sanità, che l'oggetto principale di queste case comunità è, come diceva giustamente nel vostro intervento la vicepresidente Letizia Moratti, la centralità diventa il paziente, cioè diventa la persona principale che deve essere seguita, quindi con personale medico di medicina di base, con personale appartenente per esempio ai servizi sociali dei comuni, che si potranno anche quelli associare e decidere le strategie territoriali per quel che riguarda quel determinato distretto. Quindi diciamo si dà molta più importanza ai medici di base, che non possono più essere semplicemente quelli che rilasciano le ricette e basta, ma devono essere dei veri e propri dirigenti di territorio, di distretto, che possano quindi stabilire anche le politiche organizzative per quel che riguarda quel determinato distretto. Fumagalli, è così? Cioè la figura del medico di base viene potenziata da questa riforma? Ma sicuramente la casa della comunità, così come era la casa della salute in Emilia Romagna e in Toscana, è la sede naturale in cui vadano a lavorare i medici di medicina generale. Il problema è che i medici di medicina generale sono stati talmente tanto bistrattati, e purtroppo ci hanno rimesso anche un pochino la pelle durante il Covid, che stanno andando tutti in pensione e nessuno vuole più fare questo mestiere. Allora sicuramente andranno a lavorare lì quei pochi che ancora faranno quel mestiere, ma noi dobbiamo attrarre i giovani medici a lavorare nella casa della comunità e convincerli a fare il medico di medicina generale. Ora io personalmente, se dovessi andare a fare il medico di medicina generale, che sta lì tutto il giorno a compilare ricette online e non ho più quella che è la mia specializzazione, cioè che io devo curare e verificare quello che succede al paziente, ma faccio il ragioniere, è chiaro che un medico preferisce andare a lavorare in ospedale e a fare le operazioni chirurgiche. Noi dobbiamo rendere la casa della comunità appetibile ai giovani medici. E come si deve fare? Mettendo a disposizione tutto quel personale di segreteria, anche infermieristico, di assistenza, eccetera, eccetera, di modo che il medico possa effettivamente fare il medico e non che passi tutto il tempo dietro un computer, a volte con sistemi informatici che sono quelli di aria che non funzionano, e a perdere tempo su quello anziché a curare le persone. Ora noi abbiamo visto una manifestazione alla fine di marzo, le coccarde gialle, 500 medici di base che sono scesi in piazza a protestare. Ora
già è difficile far scendere in piazza la gente a protestare, ma 500 medici di base è perché evidentemente c'è un forte malcontento, c'è un forte contrasto anche con la Moratti, e quindi solo noi riusciamo a far partire le case della comunità se le riusciamo a rendere un posto in cui il medico di medicina generale ha voglia di andare a lavorare per la cura dei propri pazienti, e questo lo possiamo ottenere solo se gli mettiamo intorno tutta quell'attività, la fisioterapia, l'assistenza domiciliare integrata, l'emergenza urgenza eccetera, sì, che rendono appetibile quel posto di lavoro e quella realtà. Mi sembra che in questo momento le case della comunità che vengono inaugurate hanno solo l'insegna, dentro niente. Dentro niente? Ma no, dentro niente. Io questa negatività, questo pessimismo da parte di Fumagalli e un po' di tutto il centro-sinistra, non, onestamente non lo comprendo. Certo, c'è problema di personale in Lombardia, come probabilmente in tutto il paese. Proprio perché Fumagalli ha detto una cosa giusta, circa 20 anni fa sono stati fatti i tagli alla sanità. Ma non è che sono stati fatti da parte di Regione Lombardia, i tagli sono stati fatti da parte del governo, che fino allo scoppio della pandemia... diciamo rendeva impossibile, anzi vietava alle sanità regionali di poter assumere nuovo personale. Bene, ad oggi si riparte con questa riforma. Non è vero che dentro c'è niente, anche perché, ripeto, grande ruolo avranno nella gestione del coordinamento e della politica territoriale i comuni che diciamo sussistono all'interno dei distretti. Cioè non è che gli enti pubblici, le istituzioni locali sono escluse dalle strategie organizzative di determinati distretti, nei quali ci saranno anche le case di comunità. Quindi ovviamente sarà un ruolo anche fondamentale da parte di tutte le istituzioni locali cercare di coordinarsi, di creare anche quelle possibilità di assunzione, di coinvolgimento per esempio di associazioni di categoria, sì, di coinvolgimento dei medici di base, di coinvolgimento del personale infermieristico, di coinvolgimento dei servizi sociali. Quindi non è vero che non c'è, è una scatola vuota come diceva Fumagalli. Si parte, tra l'altro a inizio trasmissione ci diceva è una cosa positiva perché l'ha creata Conte, adesso ci dice no, è una cosa negativa perché sono solo delle scatole vuote. Io penso che noi dobbiamo sperare tutti insieme, perché come si parla quando si parla di salute, io quella è una cosa che onestamente contesto molto alle opposizioni di Regione Lombardia, quando si parla di salute non dovrebbero esserci colori politici. Purtroppo in questi ultimi 2 anni abbiamo visto persone che hanno fatto il tifo, non dico contro i Lombardi o la Lombardia, ma contro la sanità lombarda, e purtroppo invece era il caso di far sì che la sanità lombarda funzionasse, sì, e fare il tifo per la sanità lombarda, che tra l'altro dopo diciamo nella campagna vaccinale ha funzionato benissimo. Però bisognerebbe far sì che tutte queste cose funzionino, sperare che le cose funzionino, non questo pessimismo che è imperante da parte delle sinistre, da parte del Movimento 5 Stelle. Adesso arrivo da Fumagalli, prima però dovremmo aver recuperato il telespettatore. Pronto? Sì, pronto, senta, sì. Ascolti, sì. Allora, il signor Fumagalli, o dottore, non so se è dottore o cosa, ha capito male di quello che volevo dire. Sì. Fino agli anni 70, a metà degli anni 70, il Policlinico Sesto San Giovanni e Niguarda non erano privati. Erano privati nel senso che erano accessibili a tutti. Venivano anche lì al Berretta S, che li operavano a cervello. Sì. I parenti dormivano per terra con la brandina, io sono una ex dipendente, dunque c'era un sistema che era buonissimo. Certo, eravamo in tre di cottura perché la ricerca ha fatto passi da giganti e questo lo dobbiamo riconoscere, però il sistema che io devo fare un esame e mi danno 4 mesi di attesa. Ok, signora, questo mi scusi, l'ha già detto prima, dobbiamo lasciare spazio anche agli altri. Ha fatto questa precisazione, però dobbiamo lasciare spazio anche alle altre persone che vogliono intervenire. Fumagalli, per chiudere, poi cambiamo argomento. Troppo pessimismo, dice Bastoni, vengono evidenziate solo le negatività, in sostanza, a chiudere. Ma no, cioè la Moratti è bravissima, cioè ha fatto anche sui vaccini
bisogna riconoscerlo, ha detto di no ad aria, ha preso posto e quindi ha fatto anche delle cose buone, la campagna vaccinale è andata bene, ecco, questo gli va riconosciuto alla Moratti. Dopodiché però bisogna anche essere seri, sta inaugurando, un po' come faceva Renzi con gli annunci, lei staglia i nastri eccetera eccetera, poi dopo va via, rimangono solo le piante e rimangono solo i muri imbiancati, ma anche perché, ripeto, in questo momento qua c'è veramente una forte carenza di medici, di ospedalieri, ma anche della medicina di base e anche degli infermieri, quindi fa proprio anche fatica a farle partire. Allora, per quello che io dicevo, bisogna rendere queste case della comunità appetibili per i medici di base che devono venire a lavorare nelle case della comunità, ma non a fare i ragionieri, ma a fare il medico. Vuol dire metterli tutti intorno un qualche cosa. Io credo che la Moratti non ha avuto il coraggio di riformare fino in fondo quello che era il sistema sanitario lombardo. Noi avevamo proposto di avere una sola ATS anziché 8, che voleva dire che tutto il personale delle ATS che avanzava lo andavi a spostare sulla medicina territoriale facendo dei servizi anziché a fare attività burocratica nell'ambito dell'ATS, dove abbiamo 8 direttori eccetera eccetera, che è solo un sistema di tipo politico. Quindi davamo delle risposte concrete, questo non si è voluto accettare e secondo me la Moratti adesso sta solo inaugurando delle scatole vuote. Poi io mi auguro che vengano riempite da medici, però se continua così con le polemiche con i medici mi sa che vanno tutti in pensione, perché la realtà delle cose poi lo vediamo. Ormai sì, ci sono i cittadini che sono senza il medico di medicina di base perché non riescono a trovarlo. Non è un'invenzione della sinistra, questa è la realtà. Ok, ci fermiamo, 2 minuti di pubblicità e torniamo. Allora, adesso cambiamo argomento, parliamo di energie rinnovabili con un nuovo decreto che è previsto per giovedì, il nuovo piano del governo sulle rinnovabili. E la curiosità è che, vabbè, chiaramente nel quadro complessivo di difficoltà legata alla guerra si stanno cercando delle fonti alternative al gas, cercare di fare in modo di essere meno dipendenti dal gas, in particolare quello che arriva dalla Russia. Però la curiosità è che si punta a riprendere la produzione del carbone, che invece nelle intenzioni doveva essere abbandonata alla luce della transizione ecologica che doveva portare in tutt'altra direzione. Fumagalli, il fatto che si ripensi al carbone, al di là del momento chiaramente molto particolare a livello internazionale, però è un po' paradossale, insomma, si è detto per anni che bisognava guardare in tutt'altra direzione e si è cercato di fare politiche che potessero andare su questa strada, adesso invece è anche un po' a causa dell'emergenza, però come sempre le emergenze poi portano a scoprire i problemi, diciamo così, nel senso che le emergenze cosa fanno? Non fanno altro che accelerare le questioni e, come nel caso della pandemia, per tutt'altro ambito ovviamente, tutt'altro ambito, alla fine sono emersi i problemi, qui addirittura si torna indietro, si pensa di tornare indietro al carbone. Ma sì, proprio perché come per la pandemia c'erano delle regioni che la medicina territoriale ce l'avevano, come Emilia Romagna, Toscana, ma anche il Veneto, governato dalla Lega di Zaia, ha un ottimo sistema di medicina territoriale, così per le fonti alternative è 20 e 30 anni che se ne parla, ma non si è mai riusciti ad avere un sistema tale per cui si riuscisse a staccarsi dall'approvvigionamento non solo del carbone ma anche del petrolio. Abbiamo fatto una guerra in Iraq per il petrolio eccetera eccetera, quindi insomma di occasioni per andare dritti verso le rinnovabili ne abbiamo avute tante e diverse nel corso, io dico, dagli anni 70 ad oggi, ma non si è voluto veramente coglierle, ma non si è voluto coglierle non solo in Italia, io dico, lancio questa accusa anche all'Europa, perché probabilmente ci sono dietro tali poteri forti come le sette sorelle di quando c'era Mattei eccetera eccetera, la comunità finanziaria eccetera, che si trovano sempre mille problemi a far partire e a far decollare veramente le fonti energetiche alternative. Io credo che non sia un problema, come posso dire, a volte l'autorizzazione è lunga perché c'è l'ambientalista che dice di no alle ruote eliche, alle eliche, all'energia eolica eccetera. Io non credo che siano questi i problemi. Secondo me il problema è che da un punto di vista politico c'erano dietro i poteri forti che spingevano per il carbone, che spingevano per il petrolio, e ad oggi non siamo ancora riusciti ad arrivare a fonti alternative energetiche.
proprio per effetto dei poteri forti che, ripeto, hanno fatto anche delle guerre per il petrolio. Ecco, io credo che politicamente chi ha governato in tutti questi anni ha sbagliato, perché se avesse perseguito chiaramente quello che erano le fonti energetiche alternative rinnovabili, a cominciare dall'Europa, probabilmente adesso non saremmo in questa situazione di guerra in Ucraina. Bastoni, cioè questo fatto di rivalutare tra virgolette il carbone è non so, sicuramente paradossale, però è una cosa che in una situazione emergenziale, come dire, è una via obbligatoria, oppure effettivamente bisognava lavorare meglio prima o diversamente prima, a seconda dei punti di vista? Bisogna lavorare meglio, questo è chiaro, perché così come alla regione Lombardia la si accusa di non aver avuto una sanità territoriale pronta ad un'eventuale esplosione di una pandemia, è evidente che la nostra nazione, il nostro Stato non si è diciamo fatto trovare pronto ad un eventuale scoppio di una guerra con protagonista la Russia di Putin. Quindi questo è evidente che c'è stata una mancanza di strategia prima di questo momento, e siccome era molto più probabile che scoppiasse una guerra con all'interno la Russia di Putin che una pandemia, cioè era molto più prevedibile, non molto più probabile, perché entrambe le cose sono successe, diciamo che è molto grave questo fatto, il fatto soprattutto che noi siamo diventati praticamente totalmente dipendenti per quello che riguarda la fornitura di gas dalla Russia, ed è ovvio ed evidente che nell'immediato il ritorno al carbone è una delle strade che si possono seguire. Poi dopo, in realtà, il presidente Draghi ha parlato anche di altro, non ha parlato solo di ritorno al carbone, ha parlato anche di ritorno a una produzione di gas interno, ha parlato per esempio di una politica che tolga tutti quegli ostacoli burocratici che in questo momento ritardano far partire tutte quelle che possono essere tutte le iniziative riguardanti strategie di politica energetica innovativa. Quindi diciamo si faranno degli investimenti che cercheranno di trovare una forma alternativa a quella che è il rifornimento di gas dalla Russia. Certo è che, ripeto, gli errori sono stati fatti negli ultimi 10-15 anni, come ha dichiarato lo stesso presidente Draghi, perché evidentemente c'era chi, molti adesso criticano la maglietta di Matteo Salvini, ma poi mentre Matteo Salvini si metteva la maglietta ma Putin non lo incontrava, c'era chi Putin lo incontrava e ci faceva affari miliardari, soprattutto per Putin, diventando dipendenti quasi esclusivamente della Russia per quello che riguarda la fornitura del gas. Si ritorna a parlare, Fumagalli, anche di nucleare. È un'altra strada che è stata sbarrata più volte, peraltro anche dai cittadini italiani. È una strada che vale la pena di ripensare, di percorrere magari con modalità diverse, il cosiddetto nucleare pulito? Ma certamente, se il nucleare pulito un giorno vedrà la luce e sarà effettivamente pulito, vale la pena anche invertire la rotta e riconsiderare. Ma il problema è che prima che si arrivi a un eventuale nucleare pulito bisogna passeranno anni, bisogna fare tutte le studi, le verifiche eccetera eccetera, 20-30 anni non lo so, però di sicuro non è una cosa di domani mattina. Quindi da un punto di vista ideologico io dico, se veramente è nucleare pulito facciamo ricerca, facciamo sviluppo, facciamo innovazione, tutto quello che si vuole, e tra 30 anni ce l'avremo. Ma da adesso, ad arrivare a 30 anni, forse se iniziamo a mettere dove c'è vento le pale eoliche, dove c'è il sole, il solare termico, il fotovoltaico, eccetera, eccetera, e soprattutto facciamo il contenimento energetico, perché soprattutto se noi risparmiassimo energia con tutta una serie di la cogenerazione, eccetera, eccetera, e beh, da questo punto di vista, le lampade LED e via dicendo, da questo punto di vista, senza ombra di dubbio, riusciremmo a incidere immediatamente su quello che è la bolletta energetica. Però c'è anche da fare un passaggio culturale, un passaggio di formazione, eccetera, eccetera. C'è tanto da lavorare. Il nostro petrolio si chiama risparmio energetico.
Ci fermiamo, pubblicità, e poi parliamo di reddito di cittadinanza, che qualche anno fa univa Lega e Movimento 5 Stelle e adesso decisamente li divide. A fra poco. Allora, sono le 22.50, abbiamo ancora 7 minuti di trasmissione. E prima di chiudere volevo parlare di reddito di cittadinanza, perché oggi il ministro del lavoro Andrea Orlando ha spiegato un po', insomma, i numeri relativi al reddito di cittadinanza. In Lombardia ne beneficiano 95.000 nuclei familiari, 23.000 dei quali a Milano. Dicevo prima della pubblicità che è un argomento che vi univa, adesso vi divide, vi univa nel senso che è stato il primo governo, il Conte 1, ad aver varato sostanzialmente il reddito di cittadinanza. La Lega faceva parte insieme al Movimento 5 Stelle di quel governo, diede l'ok, non con grandissimo entusiasmo, diciamo così, e poi, insomma, da più parti, non dico che ve ne siate pentiti, però avete preso un po' le distanze, cioè perlomeno la vorreste riformare, ecco, quella materia, se dipendesse esclusivamente sì, da voi. Il reddito di cittadinanza, così come è stato pensato, faceva parte del famoso contratto che fecero Salvini e Di Maio durante il Conte 1. Se vi ricordate, dopo le elezioni non ci fu una grande, diciamo così, crisi politica del nostro paese, perché non c'era una vera e propria maggioranza. Quindi diciamo che con grande responsabilità la Lega e il Movimento 5 Stelle si misero intorno a un tavolo per creare un governo che era innaturale dal punto di vista politico, perché neanche si presentarono insieme alle elezioni, quindi pochi mesi prima. Quindi era chiaro che decisero di mettere sul tavolo una serie di punti programmatici. Una sorta di compromesso. Che chiamarono contratto. E tra questi, per il Movimento 5 Stelle, fu inserito il reddito di cittadinanza. Così com'è, secondo noi, e secondo un po' tutto il centrodestra, non ha dato grandi frutti. Cioè, non ha l'obiettivo del reddito di cittadinanza era quello di aiutare alla povertà i nostri concittadini, ma introdurli al mondo del lavoro. Di fatto, forse li ha aiutati in parte a risolvere qualche problema per quel che riguarda la povertà, anche se in minima parte, perché io leggo i risultati che ci arrivano sulla Lombardia. Se i numeri sono veri, vuol dire che soltanto l'1% dei lombardi percepisce il reddito di cittadinanza, che da un lato mi fa piacere, perché vuol dire che evidentemente ci sono persone che sperano di non utilizzare questi sistemi e vogliono, diciamo, trovare un lavoro. Dall'altro però mi fa preoccupare, perché penso che forse i disoccupati in Lombardia siano molto di più di 93.000. Se fosse solo l'1% il numero dei disoccupati in Lombardia, beh, dovremmo dire che siamo forse la regione più ricca del mondo, ma così purtroppo non è. Cioè, anche la Lombardia, benché sia una regione dove non c'è questo problema, ma è pur sempre una regione che il problema della disoccupazione ce l'ha. Quindi di fatto noi crediamo in un altro provvedimento, cioè un provvedimento che perlomeno intervenga direttamente sulle aziende, sulle imprese, cerchi di rilanciarle, magari dando dei contributi e dei sostegni a quelle aziende che assumono giovani, e così cerchi di risolvere il problema del rilancio delle imprese e quindi della nostra economia, e trovare e quindi risolvere il problema della povertà dei nostri singoli concittadini, cosa che invece questo reddito di cittadinanza ad oggi non fa. Fumagalli, perché invece voi lo difendete, diciamo, o meglio, era un punto fondamentale per voi, siete riusciti ad ottenerlo, per cui politicamente è stata indubbiamente una vittoria, però diciamo anche il PD, che è più vicino a voi, fa capire che insomma la materia dipendesse da loro, anche loro la riformerebbero, magari non come la Lega, ma la ritoccherebbero. Voi invece su quello, anche con Draghi, siete stati chiari, questo aspetto non si tocca. Ma perché è uno strumento di contrasto a quella che è la povertà. Proprio questo 1% di lombardi che lo prendono, dove fortunatamente in Regione Lombardia la disoccupazione è sotto il 10%, insomma con una cifra di questo genere qui, in un contesto di Covid, quindi una situazione drammatica. Questo 1% sono quelle persone che probabilmente difficilmente riescono a rientrare nel mercato del lavoro. Cioè sono o persone eccessivamente anziane, poco formate o con gravi disabilità, eccetera, eccetera, che insomma hanno necessariamente bisogno di un sostegno al reddito, perché purtroppo nessuno li darà mai, insomma stiamo parlando di 95.000 persone, quindi sono veramente posizioni veramente molto disagiate.
La gran parte di quelli che invece si affacciano al reddito di cittadinanza in Regione Lombardia poi entrano in un meccanismo tale per cui con i processi di formazione, con i processi di accompagnamento al lavoro, effettivamente poi riescono ad andare a trovare il loro posto di lavoro, magari non sarà iper remunerato, non sarà chissà che, però insomma trovano un posto di lavoro. La percentuale proprio dell'1% fa vedere come questo sistema tutto sommato funzioni, perché l'1% è praticamente niente, ma sono proprio quelle fasce debolissime di popolazione che se non avessero questo reddito probabilmente non avrebbero nulla e quindi avrebbero veramente grandi difficoltà per sfamare loro stesse e le loro famiglie. Quindi per noi questo strumento è funzionato, che poi vada ad essere affinato, ma questo come in tutte le cose ci vuole tempo, però la strada, la direzione l'abbiamo imboccata, è stato utilissimo questo strumento durante la pandemia. Io dico che i ristori erano il reddito di cittadinanza degli imprenditori, perché anche loro li abbiamo dati, tantissimi lavoratori dipendenti sono rimasti a casa a tempo determinato eccetera e hanno avuto qualche centinaia di euro per tirare a campare durante la pandemia, quindi sì. Sicuramente è uno strumento utile che va affinato, lo affineremo io mi auguro anche nelle legislature successive, anche se non ci sarà il Movimento 5 Stelle eventualmente. La replica di Bastoni, no, proprio 20 secondi perché poi siamo in chiusura. Definire i ristori come reddito di cittadinanza mi sembra molto molto spinto, molto eccessivo. I ristori sono andati a quelle aziende che per alcuni mesi, anzi per quasi un anno, hanno dovuto chiudere, che è ben differente, però è una minima parte diciamo del reddito perso durante quel periodo, quindi sono due cose completamente diverse. Va bene, siamo in conclusione. Grazie allora a Marco Fumagalli, consigliere regionale del Movimento grazie, 5 Stelle, serata. Per essere stato con noi, e grazie anche a Massimiliano Bastoni, consigliere regionale della Lega, sempre Regione Lombardia chiaramente. Grazie ad entrambi per essere stati i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito e per aver interagito con noi tramite WhatsApp e tramite le telefonate. Grazie a tutti, buonanotte.